Cresce il numero dei vaccinati alla ASRI di Teramo che questa mattina per prima a livello regionale ha avviato anche una squadra doc per procedere alla somministrazione dei vaccini anti-covid all'interno delle RARSA, case di riposo e case famiglia presenti sul territorio provinciale. Due auto della ASRI con il personale sanitario e soprattutto il furgone frigo con all'interno i vaccini sono partiti questa mattina dall'ospedale di Atri, scortati dalla polizia per tutto il percorso organizzato per la giornata odierna. Oggi partiamo con la vaccinazione nel territorio, e affronteremo, diciamo, interveremo su diverse strutture, RSA, RA, case Famiglia, case di riposo. Iniziamo il nostro tour dalla casa di riposo Santa Rita di Atri per proseguire con la RSA di Castilenti di Villa San Romualdo. Dopodiché faremo diverse strutture di riposo a Silvi per un totale oggi di 252 dosi, divise ovviamente in 42 flagoncini. Io sono stato incaricato dal direttore generale, che ringrazio, di sorvegliare e di coordinare l'attività nelle strutture del territorio, nelle strutture residenziali del territorio. E oggi iniziamo con il nostro comprensorio, quindi Atri, Castilenti, Silva, Fino, Insomma Silvi. E poi a seguire, nei prossimi giorni, ci coordineremo con la Direzione Generale per eh, intervenire su tante altre strutture che riguardano Teramo Città, che riguardano La Vibrata, che riguardano Ancarano, insomma, tante altre strutture che sono ancora da fare, insomma, da vaccinare. Una macchina organizzativa che parte da oggi per andare a far visita alle strutture, scortati dalla polizia. Sì, e con il camion frigo che ci seguirà per tutta la giornata, ovviamente per garantire la tenuta, il mantenimento costante della temperatura dei flaconcini. Ci si augura che arrivino i vaccini ma soprattutto ci si augura che il sistema di vaccinazione incominci a diventare, ad essere rodato insomma, perché abbiamo bisogno di incrementare esponenzialmente i numeri altrimenti i tempi sarebbero troppo dilungati. Ora è difficile darsi dei tempi, oggi sicuramente diamo una bella scremata, però eh, parliamo comunque di una popolazione residente nelle strutture del ter territorio che supera, tra popolazione residente e operatori supera le mille unità, quindi sicuramente da questa, questa giornata ne seguiranno almeno altre due o tre che poi dovranno essere replicate per la dose di richiamo. Che partecipazione c'è stata dal punto di vista delle richieste? elevata, una partecipazione elevata, e abbiamo acquisito comunque i consensi sia degli operatori che dei familiari, degli ospiti eh, diciamo residenti nelle strutture, un consenso attualmente verbale dato ai responsabili delle strutture, ma comunque insomma una cosa fatta bene, fatta in regola.